Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questa nuova live di emergenza, eh, una live in cui eh, io sto così ragazzi, vedete? Appeso alla, alla luna, va bene ragazzi. Allora, il più grande eh, crash della storia del cripto degli ultimi anni avvenuto uh, proprio davanti, davanti a noi proprio in, uh, in questi ultimi uh, periodi ragazzi va bene allora è un crash uh, intanto ditemi se si sente tra le altre cose o se va a scatti perché ogni tanto vedo uh, un po uh, di scatti nell'applicazione nell siccome è la prima volta che sono le prime volte che uso, uh, che uso uh, twitch Uh, l'altro giorno su uh, caricata su youtube me la dava 360 ma si poteva impostare normale non so perché youtube la vedeva così comunque va bene allora uh, sì più grande crash della storia delle criptovalute degli ultimi anni soprattutto un crash relativo alla, uh, al progetto in generale eh, ma anche al fallimento della stablecoin algoritmica come progetto come idea generale Ehm, proprio avvenuto ehm, con Luna, ragazzi. L'ecosistema Luna crasha una top 10 eh, delle cripto che crascia, si vedeva, non, non me lo ricordo io, ragazzi, vi dico francamente. Um, sì, Ethereum ai tempi che fu diciamo dopo la palla del 2017 però eh, non, non che crashava che era fallito le, 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 diciamo il progetto sottostante fallimento o meno eh, lo eh, posso dirvi la mia il progetto è certamente è stato un fallimento dal punto di vista della stablecoin algoritmica perché una stable che si depegga così ovviamente è un fallimento questo non vuol dire che però sia un fallimento definitivo e di questo magari ne parliamo proprio in questa live di emergenza e, e andiamo a vedere anche quello che potrebbe succedere come ha impattato su bitcoin quello che è successo perché è stato sembrerebbe eh, da voci non confermate una manovra eh, creata dalla eh, da citadel in pratica di aggressione eh, perché hanno trovato un buco dove fare un passo gratis e gli squali ci si sono infilati, si sono presi tutto quanto, quello che c'era da prendere. Eh, colpa di chi? Colpa del progetto, ovviamente, che aveva il buco. È chiaro, perché non so, se, se c'è uno spiraglio aggressione, ben aggredito il progetto. Eh, prevedere una cosa del genere in base all'analisi del progetto era possibile? Assolutamente no. Uh, era possibile prevedere che il progetto fosse estremamente rischioso. Questo ne abbiamo parlato un sacco di volte: che il progetto fosse estremamente rischioso perché? Perché di stablecoin algoritmiche, ragazzi, che sono sopravvissute ad oggi, non ce n'è nemmeno una nel, nel senso: sopravvissute ce ne sono tante, però, che hanno superato con successo questa prima fase, no? E quindi l'UNA era la prima. Eh, non, una, una UST era la prima in questo caso che ci stava provando e ci stava anche riuscendo ma l'hanno bastonata allora ehm, queste cose ragazzi eh, creano ehm, de, de, dei grandi spunti di riflessione intanto eh, quando vi dico eh, il mio mantra trend is your friend perché ora lo sapete magari molti di voi nel 2018 non c'erano il perché non si va contro trend, eh, lo avete visto su Luna, eh, non è un caso quello di luna, è, è la differenza come si ragiona, ragazzi, in questo caso. Trend is your friend. Perché se avviene un cigno nero, questo è il risultato, ok? Quindi non è un trend is your friend perché funziona sempre così e guadagnate il più possibile, ma perché evitate queste cose qui. È per questo che nel uh, 4 anni che sono su YouTube. Ho e, e, anche la maglietta, eh, la devo prendere che dall'altra parte la maglietta la, la devo riprendere. E, tiro fuori questa, uh, questa cosa qui, ragazzi, perché Trend is your friend è il modo giusto di investire. Allora, qui il discorso è, uh, è, è multiplo sul caso luna e ne riflettiamo, ne parliamo insieme, ragazzi, senza fare polemiche che lasciano il tempo che trovano. Um, parliamo però insieme eh, di, di tante cose. Allora, primo, perché questa roba può avvenire? Perché è un errore ragionare da un punto di vista di investitori, non da speculatori, investitori di medio e lungo periodo um, su progetti del genere e in maniera uh, proprio di parte, chiamiamola così. Quindi, il diciamo. Buttare tutto quanto lì, eh, l'investimento secco su una, un progetto del genere eh, in quantità rilevanti, no? Ok, quindi eh, metà del patrimonio, insomma, senza diversificare. E, e poi parliamo anche di un'altra cosa, uh, del, uh, di come si possono evitare queste situazioni e poi ragazzi parliamo della possibilità di questo ecosistema di riprendersi o meno. Uh, se è possibile o non è possibile uh, poi oh, rispondo alle domande perché la questione legata um, uh, a questo progetto ovviamente questa è una laibama poi vediamo anche bitcoin perché bitcoin ragazzi cioè il gioco non è finito questo è quello che io vi ho spiegato l'altro giorno a me è quello che preoccupa tanto che il gioco non è finito c'è possibilità che sia finito qui ma è molto piccola questa possibilità e quello è quello il discorso quindi a me spaventa tanto che ci sia il colpo di grazia, ve l'avevo detto ieri nella live, attenzione, cioè il colpo di grazia, e se glielo danno, l'avete visto oggi. Il colpo di grazia non è neanche finito perché se la vogliono distruggere, la possono fare tranquillamente. Eh, allora, ci sono tanti punti di riflessione quando si valutano queste cose, ragazzi. Eh, ne parliamo oggi un pochettino. Eh, tutti quanti eh, insieme. Allora, punto prima: era prevedibile con l'analisi fondamentale dei progetti? No, perché l'analisi fondamentale dei progetti non serve. È una beata cippa, ragazzi. Se volete fare eh, pre previsioni di queste cose, non prevede un cigno nero. Allora, il concetto dell'analisi fondamentale, l'analisi dei progetti, che tra l'altro non è un'analisi fondamentale, perché nel settore delle criptovalute l'analisi fondamentale non si può fare perché mancano i dati. I dati sono usciti fuori da poco con eh, delle applicazioni che ci danno i dati di earnings, di struttura dei, dei protocolli. Allora lì si può fare analisi fondamentale e acerba, diciamo così. Quindi ci abbiamo provato, ho fatto un corso sull'analisi fondamentale, analisi del progetto che non chiamerei fondamentale. Facciamo così: analisi del progetto barra fondamentale, che la chiamiamo noi fondamentale, ma se ci sentono. Quelli eh, del mercato classico ci prendono a pugni e eh, a questa volta hanno ragione loro. Eh, allora, l'analisi dei progetti nel prevedere cigni neri non serve a un cavolo, però vi può dare delle indicazioni perché quando il progetto non funziona con la tokenomics, un cigno nero è facilmente prevedibile. In realtà poi lì non è nemmeno un cigno nero perché in pratica non va mai da nessuna parte, è uno scam, insomma, lo definiamo scam, eccetera. Però un progetto pulito, bello, che ha una struttura come Luna, che poteva fare tanto, che era interessante da guardare, che c'erano tutti questi ingranaggi che funzionavano, eh, era studiato, allora l'analisi del progetto poteva darci Indicazioni che c'era una falla, no, perché, ragazzi? Perché è troppo complesso trovare la falla, tanto è vero che poi l'hanno trovata, l'hanno trovata gli squaloni e l'hanno sfruttata questa falla del sistema, hanno voluto buttarla giù e si sono voluti prendere tutto quello che c'era da prendere. Hanno chiuso la, diciamo la ehm, il negozio, hanno chiuso, diciamo, la, la fiera il mercato. Uh, il problema è che nessuno se ne... Uh, cioè, non è che noi non sapevamo che aveva dei punti deboli l'una, ragazzi, come ecosistema. C'era l'idea, no? Però vengono sfruttati. La domanda è questa. Come fate a saperlo? Allora, che c'erano punti deboli in questo ecosistema era palesemente visibile. Tanto è vero che loro avevano anche... Eh, si erano... Mh, eh, cioè, avevano preso i bitcoin per ripararsi da questa cosa. Ma non è servito a nulla, anzi di Troia forse e, 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 e quindi in pratica eh, con i bitcoin no, tentavano di mettere una pezza no a questa cosa non ci sono riusciti perché evidentemente sapevano loro stessi che era questa roba qua uh, la, il concetto uh, di, di fondo è perché uh, uh, nei prezzi la uh, questione dell'analisi fatta sull'una Ehm, potevamo uh, strutturarla. Eh, allora, la divisione deve essere sempre di un investitore, ragazzi, duplice. Quindi dovete sempre andare a guardare la qualità del progetto protocollo se volete investire. Adesso vi dico anche una leggera definizione perché mi preme ricordarvi, mille volte l'ho fatto, comunque, diciamo, non è mai una volta in più non è, non è mai male. Uh, L'ho detto in Academy, oggi abbiamo fatto una live di emergenza anche con l'Academy, lo riderò anche qui: che quando fate questi tipi di investimenti dovete ricordarvi quello che state facendo nel mercato delle cripto, perché il mercato delle cripto, ragazzi, non è il mercato odd, non è il mercato classico, è un'altra cosa. Quindi, se investite e prestate soldi a protocolli sperimentali che vanno a innovare, che vanno a creare cose strane, dovete mettere in conto che perdete tutto. Non è un discorso come le azioni che andate a comprare di Netflix che fa la trimestrale uno schifo e poi scende del 30%, ma è Netflix va bene, può fallire, certamente ci mancherebbe, ma no, ma non è lo stesso livello di rischio eh, di un progetto campato in aria, creato dal nulla con delle caratteristiche assolutamente belle, ma che non ha base, non ha fondamento, se non la si crea proprio in quel momento, proprio lo sta creando Quindi voi siete dei Venture capitalist, voi state prestando il vostro capitale a degli innovatori. Ci sono milioni di rischi in questa cosa, ragazzi. Possono scappare, l'avete visto con gli scam, possono sbagliare, possono essere aggrati, possono essere attaccati, possono avere un progetto in testa che non vale niente, il mercato può non. Accettare quel progetto può non servire a nulla e il mercato non se ne accorge. Ma il progetto è bellissimo. Il mercato dice: A me fa schifo, non lo voglio e quindi non lo compro. Ci sono decine di rischi insiti in questa attività. La fanno infatti i venture capitalist che vanno a prestare il loro eh, capitale a centinaia di aziende, start up innovative che vanno a creare tante cose. E poi, ovviamente, 90 falliscono, due stanno in piedi, tre stanno in piedi. Di quelle che restano, le altre. Sembra che camminano quelle rimaste e allora loro con due aziende fanno il gain di, di tutti i fallimenti. Quindi, quando fate crypto picking sulle criptovalute o fate trading, ragazzi, e quindi vi proteggete con gli stop loss, con l'analisi tecnica e l'analisi grafica e seguite il trend, trend is your friend, oppure state giocando alla roulette russa e se vi va bene è fortuna. Non è che si è stati bravi, è fortuna, però la fortuna gestita, cioè dall'analisi del progetto e dalla eh, conoscenza delle basi che è fondamentale. Quindi una fortuna, diciamo, indotta, va, chiamiamola così, ma è sempre fortuna, ragazzi, perché il progetto di Luna non è che faceva schifo, era buono. Quindi, se poi l'attaccano e va male. Non è che hanno scammato loro, cioè, non è uno scampo, è semplicemente la natura di questo tipo di investimento. Alta speculazione, perché sono strumenti molto innovativi. Quindi, quando vi riempite la bocca delle fesserie sul lungo periodo inventate per eh, vendere fuffa in giro, ricordatevi queste cose qui. Il lungo periodo è oggi, ve l'ho già detto ieri, <ride> va bene? Il lungo periodo è oggi, poi si ci pensa a lungo periodo, assolutamente. Ma se il grafico, il trend, vi dice che quel mercato non lo vuole e c'è qualcosa sotto capito? poi esce fuori poi abbiamo capito che era Citadel che faceva questi danni <ride> abbiamo capito dopo ma che fate dopo che l'avete capito? come fate agire? ecco l'importanza del prezzo ragazzi e l'importanza dell'idea generale di quello che si fa a fare quando andiamo a mettere le mani a un progetto cripto altamente innovativo della defile, le stable algoritmiche, non se ne è salvata una finora, no? Allora, cioè, stiamo facendo innovazione, quindi i progetti devono fare questa roba, devono innovare, devono essere attaccati, devono essere distrutti, perché così imparano. Va bene, però, voi siete investitori o benefattori? Fatemi una domanda, va bene, in mezzo alla migliaia di informazioni inutili. Fatevi una domanda, se siete investitori, la logica dell'investitore è sì sostenere un'idea, ma questa non è un'idea che il massimalismo di Bitcoin voleva, no? Perché che c'entra qui, qui tutto sto macello per, per una stable coin? Cioè, stable coin, noi eravamo quelli delle cripto che volevamo cambiare eh, con no, Bitcoin, no? Volevamo cambiare il, eh, il, la struttura centralizzata in decentralizzata dando un valore a tutto il mondo che potesse essere store of value, Bitcoin. Che c'entra con sta roba, ragazzi? Okay. Che c'entra con una stablecoin algoritmica inventata per cercare di farmare, fare soldi, cose, tutta centralizzata, interamente attaccabile dappertutto? Cioè, ricordatevele queste cose. Non è sbagliato investirci, non è sbagliato andare a uh, ragionare sulle possibilità di questi sistemi, perché innovazione sono le cose belle che il mercato cripto può darci come gli NFT, i metaversi, tutte quelle cose lì che sono state inventate, però state giocando agli speculatori, va bene? Quindi non, non dite facciamo holding come se fosse che avete Netflix come Stocks o Coca-Cola, avete comprato eh, McDonald's come, come azienda, che fate holding perché la gente a mangiare ci va sempre, ragazzi, non si investe così, va bene? L'holding lo fate sul progetto buono, va bene, ma il progetto era buono. È così come luna, ce ne sono tanti buoni ragazzi, ce ne sono tanti progetti buoni. La DeFi è colata a picco perché il problema di fondo del DeFi è che è tutta un'innovazione, ha bisogno di tempo, deve crescere, deve maturare, trovare le palle, trovare il modo di far combaciare i pezzi dei Lego uno dentro l'altro. Perché la DeFi è un puzzle, no, è un Lego. Lo sappiamo che è un Lego, ma se poi non va e non funziona. Allora, bisogna dargli il tempo, quindi quando voi andate a investire ricordate che state facendo questo, state dando risorse a un mondo che probabilmente innoverà, qualcuna di queste resisterà, probabilmente cambierà tutto il mondo, ma quale di queste? Quale? Il problema è lì, come facciamo a conoscere quale? Come facciamo a proteggerci nel mentre che questa cosa avviene? Analizziamo il progetto, studiamo i protocolli, sempre cosa giusta da fare. Ma poi manca un pezzo, ragazzi. Se non siete in grado di seguire il trend, il prezzo, quello che vi indica ogni problema, prima di ogni problema, e quello indica prima, se non siete in grado di fare questo, restate col cerino in mano. Un cigno nero, avete chiuso, game over. Questo è il problema dei cigni neri. Avvengono una volta, ma una volta basta. Questo no, non c'è bisogno della seconda volta. Allora, il mio short sull'una, quello che ho presentato a Bologna, che era una copertura in spread, l'ho chiuso stamattina perché aveva azzerato le possibilità di guadagno. Ragazzi, ovviamente io non mi aspettavo una cosa del genere, quindi non aveva più senso tenerlo perché intanto non avrebbe mai più guadagnato perché era impossibile, in quanto lo spread, cioè uno short non può guadagnare all'infinito cioè Guadagna solo tutto il capitale che c'era investito e poi al 100% potete chiudere, cioè non, è, non è come il long, no? il long è meglio per questo perché guadagna all'infinito. Eh, però il concetto era: non me l'aspettavo, vabbè. Lo spread eh, c'erano perché l'avevo creato così. L'ho spiegato a Bologna, ragazzi, dal vivo perché c'erano i segnali di analisi tecnica. Io non è che avevo chiamato Citadel avevo detto, Diceva, ma tu che cosa fai? BlackRock adesso c'è pure BlackRock. Che cosa fai? Ah, state attaccando? Sì, adesso che. Non è, non è così, ragazzi. E, e perché? Perché noi non le abbiamo queste informazioni. Da, parliamoci chiaro, questo è il problema. Voi andate a cena con Dugon, ci cenate insieme, vi, vi stringete la mano, prendetevi un ca vi prendete il caffè. Sapete che cosa sta succedendo? Sapete che cosa stanno facendo questi tipi di, eh, di, 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 di protocolli? Li conoscete veramente? Siete stati nei loro studi, negli eh, uffici per sapere cosa fanno? L'altro giorno parlavo. A Bologna con un amico, influencer anche lui, non vi dico il nome, e mi diceva che conosce bene un progetto dei programmatori che ci sono dietro e sono quattro eh, strambi di testa che mettono lì e si fanno due cose perché eh, praticamente è, è tipo una bottega creata sotto casa. Allora ragazzi, impariamo a ragionare perché il mercato cripto eh, non è né bello né brutto, non è né difficile né facile. Ma purtroppo sta a voi, come sta a voi tenere i siti delle chiavi private dei wallet di Bitcoin? Sta a voi comprendere se siete investitori o speculatori che giocate alle roulette russa. Allora, in questo caso, vai di holding su questi progetti. Poi, adesso, ragazzi, se io compro l'una in questo momento, no? sono un mio amico che sono, sono tre giorni che mi scrive adesso la prendiamo, adesso la prendiamo, era da 50 e scendiamo. E io gli ho mandato sempre la mia figura dello short, ma non perché l'avessi fatto pensando a questo. Io l'ho fatto perché ho creato una strategia su un grafico. Poi il grafico in questo caso è esagerato, quindi va bene, grazie del regalo, ma preferivo non avverisse, perché poi il disastro che abbiamo visto su Bitcoin, soprattutto, è molto peggio, diciamo, non, non me ne faccio niente di quello spread. E quindi, eh, allora, il concetto era perché devi andare contro trend? Perché sta succedendo qualcosa? Ancora non sappiamo cosa, ma quando... Esce fuori, vediamo. Ma perché io mi devo mettere a fare il contro trend? Ma sulla base di che? Mandate ma short al massimo oppure ma non fate niente lì perché era pericolosissima. Quindi non fate niente, va bene? Oppure, se volete fare l'operazione di trading, subito stop, immediatamente stoppate in 30 secondi. Allora, il discorso è sempre lo stesso. Uh, considerare questo tipo di mercato alla stregua di un mercato che tutti possono fare visto ragazzini di 16 anni fare questa roba no, cioè ragazzi io voglio beh, però vi, 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 vi devastano vi, va bene questo è il discorso allora provatevi con 100 dollari va bene provate a giocare sulle montagne russe provate a fare gli speculatori provate quando le cose vanno bene siamo tutti bravi ci empiamo la bocca quando le cose vanno bene è facile fare il gain il gain va fatto così quando le cose vanno male si devono proteggere Proteggere, proteggere i, i portafogli, quindi non c'è un modo facile. Se ci fosse un modo più facile di questo, io ve l'avrei già detto, mi sarei fatto in quattro, avrei fatto 9000 video dove vi dicevo queste cose qui. Ora, moltissimi sono molto giovani in questo mercato, quindi non hanno magari visto uh, alle spalle decine di crisi, non hanno visto fallire i progetti, non solo cripto, anche quelli delle aziende normali così. Ragazzi, non le hanno viste, quindi anche volendo, le hanno studiate magari sui libri, ragazzi. Ma non è la stessa cosa per fare questa roba. Ci vuole molta esperienza e quindi anche sapere che, se ehm, mh, insomma, io ho a chi come me vi dice molto spesso: Trend is your friend, seguite i mercati, non andate contro il prezzo. Il motivo sono queste cose qui. Non, è, non sono altre. Io spesso mi sono perso tanti, tanti trend. L'ho detto anche questo a Bologna. Perché? Perché preferisco non avere il super boom a fortuito che magari mi capita su un Doge o Shiba, piuttosto evitando magari di subire dei cigni neri che non mi piacciono. Quindi quando è da tre mesi che vi dico riducete la volatilità, riducete la volatilità, perché i segnali non sono buoni. Ora, se voi avete ridotto la volatilità del vostro portafoglio, tolto le criptovalute, tolte eh, le, le, quelle più volatili e vi siete tenuti BTC e TH in una misura adeguata mettendo dentro delle stable coin vivete questo momento un po' più sereni questo è il discorso cioè sicuramente perdiamo lo stesso perché scende, siamo rammaricati e tutto il resto ma non vi devastano perché vi tolgono tutto poi eh? questo è il discorso ragazzi poi che fate? adesso magari l'una recupera ma entrare adesso sull'una è giusto? A prescindere, è totalmente sbagliato. Anche se io da domani questa arriva a 3 milioni di dollari anzi non una, è comunque un errore, ragazzi. Allora voi dovete distinguere un colpo di fortuna da un errore, cioè entrare contro trend è sbagliato. Punto. Cioè, non c'è un discorso eh, diverso. Non è che Warren Buffett compra contro trend, ragazzi, non l'ha mai fatto lui perché il suo trend sono i dati fondamentali. Non il grafico, quello analizza i dati fondamentali, vede il trend positivo dei dati fondamentali, degli earnings, degli utili dell'azienda, dell'atteggiamento del team e compra quella roba là, ma a favore del trend, quello che lui guarda come trend. Noi guardiamo il grafico, quello non lo guarda, ma secondo me lo guarda pure, magari mai 90 anni non lo guarda più, però. Così, anche così, di cappadinale dice: Vabbè, allora se l'una faceva uh, gain, faceva denaro e tutto il resto, si poteva anche decidere di ragionare in termini di analisi fondamentale. Ma siccome noi non abbiamo possibilità, perché non sappiamo loro, e poi li condividono questi earnings con chi, dove stanno, dove non vanno, c'hanno tutto questo protocollo: sono attaccabili non attaccabili. Allora, se le cose girano male, dovete scappare. <ride> scappare, questo è il discorso, vabbè, comunque. Uh, il, il concetto di fondo, ragazzi, è sempre lo stesso: non c'è un'altra soluzione, un po' a dirla alla lunga. Gli innovatori ci vogliono, quindi il progetto Luna uh, aiuta lo stesso ecosistema, così come è stata la questione di Wonderland. Non mi piace di nuovo questo atteggiamento che è venuto a crearsi, uguale al 2018, con questi polli da spennare. Che stanno sul mercato delle cripto, noi dobbiamo difenderci tra di noi, quindi ricordatevi sempre questa cosa. Ehm, trend is your friend, seguite il trend, imparate a conoscere. Quattro regolette, vi ho fatto 16 milioni di video. Quattro regolette, dovete studiare. Se non le sapete fare, c'è solo Bitcoin per voi ed Ethereum e le stable coin a mediare. Il resto cancellatelo totalmente. Se non sapete analisi tecnica, se non sapete eh, come. Si segue un trend anche con un cavolo di media mobile, Bitcoin, Ethereum ed ETF eh, del mercato classico, ragazzi. Scordatevi il resto perché non fa per voi. Poi se potete, volete mettere su 100 dollari per divertirvi a giocare, fatelo tutti i giorni della vostra vita perché imparate. Va bene, se volete studiare i protocolli e mettere su 100 dollari, va bene, ma ricordatevi il rischio che c'è dentro. Se non sapete... Riconoscere un'inversione, un pericolo, eccetera, state rischiando totalmente il capitale. Quindi poi magari mettete dentro eh, lo 01%. Non vi pesa niente, non ve ne frega niente, imparate tanto. Vai! Assolutamente, però vabbè, ricordate questa roba. Io uh, penso che c'è ancora qualcuno che sta facendo by the dip su, uh, su Luna, ragazzi. Adesso metto gli occhiali e faccio il professore. Mi tolgo che sono troppo vecchio. Va allora uh, andiamo avanti, poi parliamo. Uh, vi do anche diciamo con le domande. Uh, altra questione: uh, UST uh, riprende il PEG? Sì, o no? Riprende il PEG sicuramente se il progetto non fallisce, perché tutto è creato per far riprendere il PEG a UST, non c'è un'altra cosa. <ride> allora, questo Crash di Luna serve a riprendere il PEG di USD. Allora il concetto è: tutto quello che gira gira a favore di USD, quindi USD Terra riprenderà il PEG quasi sicuramente, ragazzi, a meno del totale fallimento del progetto. Allora questo è un altro discorso. Quindi adesso vale il 50% in meno perché il mercato pensa che questo progetto. Può chiudere proprio a regolare, fallire totalmente. Questo è il discorso. E allora, siccome il mercato pensa questo, la quota al 50%. Ma qualsiasi cosa sarà fatta, sarà fatta per far riprendere l'UST il, il PAC. Questo è, ragazzi, perché il gioco sta lì okay. va bene? Quindi uh, se non riescono a fare questa roba, eh, fallisce totalmente. Uh, anche se riprende il peg, in ogni caso il progetto è fallito perché una stable coin che dà questo tipo di botte agli investitori non è una stable coin. Quindi questo progetto non ha funzionato, è stato attaccato. Loro vedranno dove è stato attaccato, magari ci mettono una pezza. Poi da qui, se questo stesso progetto riuscirà a riprendere quota magari eh, modificando delle cose perché la community gli dà fiducia eh, eccetera eh, ovviamente eh, sì ci, ci, ci può stare ragazzi però ovviamente passano anni oppure finisce come Nim, per esempio dei, dei, del progetto di di, di di Daniele di Sesta delle Wonderland eccetera perché è ritornata comunque cioè il pack l'ha tenuto, ripreso ovviamente piccolina, non si sa se la riusano, non la riuso magari passano x anni non si sa e quant'altro quindi Uh, mh, uh, allora, tutto l'ecosistema girerà a favore del PEG di nuovo a 1-1 di USD e io ve lo ridico. Allora, ve lo ripeto: allora, un macello sotto attacco, bitcoin, tutto il sistema crypto tutto quanto perché una stable peggata alla Fiat che noi diciamo sempre essere carta straccia non tiene il PEG. Sembra normale. Allora, io non voglio fare il massimalista Bitcoin perché non mi piacciono gli estremismi a prescindere, ma queste non, cioè, non è una cosa, Bitcoin deve reggere questa roba qui e lo deve fare, quindi si impara, impara anche Bitcoin, no? Perché se regge questa roba, un'altra esperienza in più: Bitcoin 16.000 vite, no? Come dei gatti gatti misti. Però stiamo assistendo a un casino creato. Eh, sulle cripto per difendere una moneta peggata al dollaro e eh dai ragazzi là, allora facciamo i seri per favore eh, allora quindi so, perché, tutto, eh, a me non piace questa roba qui ragazzi noi eravamo partiti con altre idee questo non è il settore cripto non era marketing e fesserie era altre cose che dovevano servire a cambiare un po il mondo decentralizzare il mondo qui invece è tutto centralizzato, ve l'ho già detto prima, tutto centralizzato, tutto, ogni cosa, è decentralizzata sono solo i wallet e cose, però poi alla fine decidono due persone quello che è il futuro di un protocollo, perché basta che sbagliano due cose e finisce malissimo. Va bene, allora uh, questa è la questione Luna. Quindi Luna può, si può riprendere? Assolutamente sì. Ma ci dovete investire per questo? Assolutamente no. Perché farete un by the dip anche se da qua raddoppia domani. È trading. Quindi se volete fare trading avete il mio beneplacito. Perché io se avessi il tempo e non ce l'ho, mi metterei tutti i giorni qui a fare scalping su Luna. E farmi un botto di, di gain ma non ho tempo perché non ho tempo e soprattutto non voglio avere il gallic con per lo stomaco durante quella settimana e la lascio fare a chi è più giovane di me si vuole formare e vuole rischiare tutte le cose e fa bene quindi trading andate sull'una divertitevi fate danni fate macelli quello che volete voi trading ragazzi fatto solo per formarvi speculare e solo se siete bravi avete studiato anni 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 tutto il resto è noia, come diceva un grande cantautore. Tutto il resto non c'è per nessuno. Qualsiasi buy fate, così come succede l'altra volta, come adesso su altre Phantom, ve l'ho detto Ada, ah, ve l'ho detto ai tempi che fu. Non c'è verso perché se hanno un trend al ribasso il mercato. Vuol dire che non le vuole quando invertiranno il trend? Poi ci pensiamo, andiamo long. Ah, non avete preso il minimo? Se ancora cercate di prendere i minimi e i massimi di un trend, vuol dire che dovete azzerare ogni cosa che avete studiato. E ripartire da capo perché se siete dei trader con la problematica del tentativo di prendere i minimi su ogni cripto o su ogni asset finanziario e i massimi allora vuol dire che non avete capito niente quindi riprendete a studiare ragazzi perché non si deve mai andare a cercare di prendere i minimi se lo volete fare per gioco va bene ma poi restate col celino in mano se vi va male insomma in generale va bene Uh, detto questo, passiamo alle vostre domande, e... che sono veramente un bacello, ragazzi, siete tantissimi. Mi piace questo nuovo format di live su Twitch, devo dire la verità, adesso capisco perché gli altri anche lo fanno da un po'. È figo, no? non pensavo, è proprio figo. Va bene, ok. Allora, intanto, ragazzi, uno, uno spoilerone, visto che Tortina me lo dice, i tuoi corsi sono top, ti, ti ringrazio perché... Non riesco a registrare gli ultimi moduli perché è un macello in questi giorni. Voglio finirli, gli ultimi moduli, però ti ringrazio. Quando c'è il pacchetto gestione del portafoglio Gritto di Daringon? Purtroppo ci vorrà a uh, giugno, per quello lì. Va bene? Ok. Uh, mentre siamo in diretta, Luna è ritornato a 20 dollari. Marco, dove do l'hai vista a 20 dollari? Perché io ce l'ho qui davanti. Non so l'hai vista a 20 dollari. <ride> Okay. Fatemi vedere dove è 20 dollari che l'ha sciolto subito. Allora, io uh, vi pubblico in grafico. Non vorrei essere in latenza io con qualcosa che non vedo. Questa è luna uh, su Binance Trading View 2.3 uh, ma ehm, 20 dollari. Non so dove l'hai vista. Va bene, uh, andiamo avanti. Allora, c'era una domanda molto interessante. Ah, sono con la base. Allora, intanto sul canale Telegram ho pubblicato questa mattina che ho chiuso tutti gli spread. Che avevo aperto, che avevo mostrato a Bologna, quindi sia Solana Long, eh, Luna Short è stato chiuso. Poi, ehm, tra l'altro, essendo che è stato troppo veloce e repentino il ribasso di Luna, ho guadagnato anche poco, ragazzi, perché in realtà doveva essere ribilanciato lo spread. Una strategia complessa, quindi andava eh, bilanciato. Però non, ehm, non sono neanche riuscito perché è venuto una notte. Quindi praticamente ho chiuso tutto perché non aveva più senso tenerlo quella operazione. Ho chiuso anche quella su Solana, ovviamente, e NIR Ada, che era il vecchio spread che avevo aperto due mesi e mezzo fa. Quindi ho chiuso ogni cosa lì, sono liquido su USD. Eh, nel tentativo di fare un'operazione neutrale, sempre ancora market neutrale, perché strategie market neutrali nella fase di bear market sono le migliori. Solana, come se la passa? Non bene perché anche lei ha breccato il minimo del ciclo eh, semestrale, uh, e quindi non bene assolutamente perché uh, subiscono, ragazzi perché poi adesso vi faccio vedere anche il total market cap. Questa è Solana. Solana ha breccato è meglio, ovviamente, di luna. Ci mancherebbe, ragazzi. Uh, ha breccato però il minimo del semestrale che è qui questa zona. E quindi niente c'è niente da fare. Trendri bassista. Ragazzi, poi ah, allora ha diversi supporti, eh, è molto lontano il minimo del ciclo annuale, che è qui, quindi si sì, solana, Insomma, alla fine, ecco, molto meglio perché questi sono progetti che magari non si basano su una stablecoin algoritmica, eh, insomma. Però, ragazzi, allora l'ho già detto in Academy eh, ve l'ho detto l'altra volta. Ieri mi hanno rimesso il mio vecchio commento di un. Una live del 23 di marzo, non mi ricordo, una cosa del genere, dove io ho detto se Bitcoin scende sotto i livelli eh, 30 e qualcosa, non ce n'è per nessuno. E criptovalute legate a questioni del genere in bear market, in chiusura di un ciclo imponente, finiscono male, ragazzi, finiscono male. Perché è così che avvengono i bear market, niente di che. E vi dirò di più, purtroppo, il vero problema di Bitcoin è l'eventuale perdita dei 29 k. In close perché farà uno sciacquone brutto e finisce male per chi è esposto troppo alle criptovalute finisce malissimo, ragazzi. Male 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 male, perché se brecca Bitcoin e scende sotto quel livello. Eh, fa flash crash se fa flash crash Bitcoin. Immaginate che succede al resto, già l'avete visto, so. non è il massimo, speriamo non avvenga. Uh, chiaramente siamo lì, lottiamo, lottiamo per questo. Io dico che se qualcuno deve salvare qualcosa, non è certamente il protocollo di Luna. Ma tenete le forze per salvare Bitcoin perché l'intero mercato dipende da Bitcoin. Quindi, eh, Vario CZ, insomma, se qualcuno di voi lo conosce, ricordate di salvare Bitcoin, sempre. di fare fronte unito per difendere Bitcoin, va bene. Uh, ok, Ryan dice FTM eh, farà la fine di luna. Allora FTM eh, era bruttissimo già da un mesetto. Se ti ricordi, ne avevo parlato quando mi aspettavo il break al rialzo di uno dei livelli, poi FTM non l'ha fatto perché eh, eh, ha breakato down ed ha invertito il ciclo. Quindi, essendo andato in inversione di ciclo semestrale, eh, andava giù a picco, ragazzi. Infatti, sta finendo malissimo. Uh, anche lei, poi magari la chain continuerà a esistere, penso proprio di sì, ragazzi. La, la chain funziona abbastanza bene. Uh, che diavolo, ho fatto qui? Ok, però um, bisogna poi vedere queste cose perché, uh, insomma, anche lì, ragazzi, fate attenzione. Questo è Phantom, il ciclo eternario di Phantom. Quindi, in teoria, tra poco dovremmo assistere anche a questa fase di ripresa. Sia di Phantom che probabilmente anche di tutto il mercato cripto, cioè la ripresa che ci serve proprio per evitare il, il disastro. E poi è qui il problema, ragazzi. È questa roba qui il problema. I prossimi tre mesi dovevamo arrivare a questo punto molto più in alto. Siamo arrivati molto male. Bitcoin non ha breccato i livelli, ma è molto male, quindi do dobbiamo resistere. Quindi Phantom, ragazzi, anche qui unico supporto questa zona. In basso, ma fa meno 35 anche oggi. Cioè. Non so, ragazzi, non, non so. Cioè, tenere queste coin era già da qui che vi ho detto che cioè, ha breccato, quindi ha breccato qui, eh, ve l'ho detto. Cioè, ha investito. cioè io più di dirlo, ragazzi. Non so, eh, a, allora vediamo vediamo qualcos'altro. Allora, diciamo, Mauro. Ero molto esposto. Ecco, questa è una domanda interessante. Magari parliamo anche di cose. Uh, a luna, ma non sono riuscito ad uscire in tempo. Ora non ha più senso, vero? Uh, uscire adesso boh, non so quanto ne hai. Eh, ehm, quanto perdi se va a zero? Fatti questa domanda eh, se non riescono a tenere su eh, UST. Proveranno a aumentare la supply all'infinito fino a quando mi pare che non so quant'era la supply massima, un miliardo e mezzo mi pare. Uh, se non erro di luna, non me lo ricordo a memoria, ragazzi. E, e niente, in pratica uh, si, si dimezza da più o meno dall'ultimo da minimo, che è stato 0,5, quindi magari arriva a 0,2, 0,1. A 0,1 la compro. <ride> compro 1.000 dollari a 0,1. No, vabbè, scherzo. E non lo so, quindi vedi quanto puoi perdere ancora, renditi conto se va a 0 o va a 0. E, e quindi è ovvio, se tu dici, ok, adesso perdo 1.000 dollari, lasciali lì, ormai l'hai persi tutti. Eh, che, che devi fare, capito? Però, eh, insomma, renditi conto del rischio che hai ulteriore se fallisce ogni cosa, questo è il discorso. Poi tu dici, magari puoi riprendere, ormai sono, ho perso tutto, la tieni là, poi vedi mi è capitato anche a me con domani può riprendere sono tre anni che ancora aspetto domani può riprendere non ho mai ripreso niente altre cripto eh, però se era, se era poco non era mai allora by the dip la soluzione ad ogni male ok <ride> c'è una strategia nel mio corso che la spiego molto bene by the dip perché spiego quando si può fare by the dip ragazzi ok allora, solo quando le analisi cicliche l'analisi tecnica vi va a favore allora in quel caso sì va bene era Shiba, allora, allora era Shiba, no, non è Shiba. Non è Shiba, e, è una airdrop di una cripto che mi hanno dato. E, e quindi non la dico, però eh, sono scaramantico, e quindi non è Shiba. Eh, però eh, siccome ho detto, Vabbu, vediamo cosa fanno con questa che ha fatto niente. È stato un disastro. È sempre scesa. Vabbè. Uh, ciao Mauro, sono Ivan. Per quanto riguarda BTC, che percentuali abbiamo di avere un ciclo semestrale con chiusura anticipata per chiudere il TP4 oh, dai 110 a breve? Il TP4 è già chiuso, intanto, al di là dell'analisi che eh, stiamo facendo in Academy. Allora, il, uh, il semestrale è già chiuso su Bitcoin ed è questo nuovo, è già ribassista. L'unica alternativa che abbiamo è chiudere un annuale corto su bitcoin da 300 giorni mm, può farlo assolutamente dipende da Nasdaq secondo me e, ed è sarebbe la soluzione a ogni male cioè al disastro imminente insomma che okay. se fa questa cosa bevegga cioè noi in academy come sai facciamo sempre trend following e quindi seguiremo alla grande Mauro ma se il Salvatore ha comprato altri 500 30k se lì il buco è è fallisce il paese <ride> non lo so però è possibile secondo me, non lo so, quelli che fanno comunque, loro ragionano di lungo periodo a livello istituzionale, quindi gli frega ben poco della questione, cioè loro gli serve proprio la valuta bitcoin. Eh? Quindi se, se bitcoin va a 20.000, non credo che loro falliscano. Ecco, il problema è se va a 10.000, vabbè, io per una chiusura del ciclo annuale a 26-24 ci metto la firma, ve lo dico ragazzi, eh? io ci metto la firma. Eh, è proprio alla grande sono un fresco studente 2.0 benvenuto benvenuto. Uh, mentre studio le basi e vedo ciò che accade a Bitcoin mi sorge una domanda ignorante quanto senso ha ah, l'analisi tecnica su BTC in un periodo come questo io posso trovare supporti di resistenza per le figure ma se tutto dipende dal Nasdaq perché non studiare direttamente quella puoi farlo anche su Nasdaq ma se scendiamo sotto i 29 ma Nasdaq va to the moon ci va anche BTC che si sia rotto quel muro meno. meno bla, uh, allora eh, che, che senso ha studiare l'analisi tecnica? Eh, tutto il senso del mondo? Perché, come vedi, dai breakout che sono avvenuti di alcuni livelli di supporto è crasciato il mondo. Poi abbiamo capito che il ribasso su Bitcoin era manovrato dalla speculazione avvenuta eh, su luna e quindi quelle fasi, quelle fasi discendenti delle candele erano eh, pilotate, tra virgolette. Da Citadel sembrerebbe o BlackRock non si sa da qualche squadra, diciamo così. Uh, a cosa serve? Al fatto che il breakout è avvenuto e se tu seguivi l'analisi tecnica eri fuori dal mercato, per esempio, perché in Academy, magari ora che entri, visto che stai facendo il corso, ora che entri in Academy lo vedrai e noi siamo fuori da Bitcoin per io per un 50%. Poi ognuno fa quello che vuole, io no, 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 non so quello che fanno gli altri da 47% perché il sistema di analisi tecnica è uscito da quel giorno lì, ai primi di aprile, su Luna era eh, io ero short, perché? Perché l'analisi tecnica ha indicato short. Ora, il problema è non è che sempre ci becca l'analisi tecnica, però sicuramente è un vantaggio informativo, perché tu hai un vantaggio rispetto a chi non la usa. Poi, se non la sai usare, è un problema che devi studiare, infatti per quello stai facendo il corso, no? Perché devi imparare il mindset. Quindi, che senso ha avere un'informazione in più che in alcune situazioni, come quella che abbiamo visto in questo momento su Luna, ti salva totalmente il portafoglio. Perché se tu hai messo lo stop e hai seguito l'analisi tecnica in una situazione del genere, su Luna sei uscito a 80-85, magari in perdita, ma sei uscito perché poi si vede dopo se va giù in quel modo. È chiaro, non è che lo sappiamo prima, non è che prevediamo il futuro. Ma questo serve, ok? È molto importante. Che va incredibile che farei a 10k. <ride> sarebbe fighissimo. Cioè no, sarebbe bruttissimo, scusa, io te lo dico il termine, no, no, però 10k proprio no. Allora, eh, TRX sta leggendo, cosa ne pensi? Allora uh, vista, vediamo TRX, TRX. Uh, sta reggendo? Sì. Allora, non mi piace in generale, comunque è meglio uh, come struttura meglio, vedi? Ehm... Insomma, sta facendo una barra di congestione, non l'ho mai analizzata quindi non mi sento di darti delle indicazioni precise. Eh, comunque si sì, è retto molto meglio, da quello che vedo, assolutamente meglio. Evidentemente è eh, correlata. Ci sono alcune cripto un po' decorrelate. Ma eh, è interessante. Magari la, la valuteremo poi nel corso dei prossimi, eh, nei, 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 nei prossimi video, magari BlackRock ha messo capitale in circolo USDC. Diciamo che questa mossa ha un perché Ah, tu dici che sei stato BlackRock Per distruggere eh, La guerra delle stablecoin Ma va? Anche questo ragazzi Allora un'altra volta E la gente cattiva, gli orsi cattivi Ce l'hanno con l'una, tutti vogliono contro l'una Piccoli squali Ragazzi va E poi allora cioè, che facciamo qui? Cioè è ovvio che c'è qualcuno Che perde quella capitalizzazione Se va su Un'altra stable è ovvio che se trovano una falla agiscono, è normale. Questo è un mercato fatto così. Allora il concetto è: la colpa è dello squalo o del pesciolino che va in giro immaginandosi un mondo di, di Barbie e di, di, di Mago di Oz e di favolette che galleggiano. E, e ragazzi, questo è il discorso. Ci stanno gli squali, non è che non ci stanno. Bisogna ragionare, proteggersi e tutto il resto. Quindi, sicuramente aveva, hanno, hanno avuto la loro. Eh, hanno avuto le loro, eh, le loro motivazioni per fare questo. A parte che hanno fatto un passo gratis perché sembrerebbe proprio che attraverso il meccanismo che c'era hanno shortato Bitcoin, eh, poi depegato in pratica US, eh, di, eh, UST in modo tale da far sì che si innescasse la spirale e eh, la fondazione non riuscisse proprio a rimandarla in peg con i bitcoin, quindi loro poi hanno ricomprato UST uh, bassissima e l'hanno ricomprata, l'hanno ripresa su e hanno chiuso il bitcoin, cioè sembrerebbe un discorso veramente simpaticissimo questa cosa, cioè, lo so è bruttissimo in realtà non è eh, però insomma, ok, è, è un meccanismo da balena, uh, guardatevi il film uh, Wall Street di Gordon Gecko. no? Da balena, da Squalone. Uh, uno inch Mm, Andiamola a vedere. Andiamola a vedere. Anche lei ha retto, eh, ma era già devastata, quindi che cosa doveva reggere più di questo? Eh, guarda lì. Allora sì, mercato totalmente diverso. Molte cripto che hanno letto però hanno già cicli di bassisti. Questo è un ciclo di bassista eh, evidente anche lei, però ovviamente era già persa, un po' come Ada. Ha ADA retto per esempio di più degli altri, no? È chiaro, ma perdeva da un sacco. E, e, e quindi ha retto di più, però vedi qui: questo più o meno dovrebbe essere un anneale. Adesso non si può fare ciclica con questo tipo di cripto, però eh, super giù è lo stesso ciclo identico ad Ada e alle altre. Trend ribassista: sì, è vero, ha retto, ma sempre trend ribassista. Eh. Quindi c'è poco da fare. Ci sono pochissime cripto adesso col trend al rialzo. Una delle migliori è Ethereum in questo momento fino a quando non molla, ma. Uh, insomma, eh beh, è poi così. Allora, Rune. Rune ancora mantiene il prezzo di inizio del ciclo annuale. Ma uh, ovviamente, ragazzi, non si salva neanche Rune perché se le cripto vanno down, se Bitcoin molla la presa, crollano tutte. Quindi, questo è il discorso: non c'è cioè, niente. Questo è il problema di fondo standard eh, che poi viene accusato un po', un po' da tutti. Rune era nella uh, blu, eccola qua. Ancora regge il minimo che di partenza del ciclo che dovrebbe essere un nuovo annuale, ma siamo lì, siamo lì. Quindi io sono uscito a Rune più o meno in questa zona, pubblicato in Academy, l'uscita, alcuni di, voi, di loro mi hanno seguito, eh, in trailing stop qui sono uscito, quindi quando mi ha, in questo trend, vedete questo trend qui in particolar modo mi ha preso il trailing e mi ha fatto uscire perché ha invertito il trend, vedete. Quindi quando eravamo in questa zona mi ha preso il trailing stop. Poi in questo caso è stata una buona uscita, in altri casi può andare male e magari poi eh, bisogna rientrare a prezzi più alti. Quello è. Va bene. Allora, aiuto BTC sotto 30k. Allora, se ci sei andato prima il problema è sotto i 29. Ehm uh, uh, e, Gold. e poi c'era anche un box box. Non la conosco bene quindi dipende da tanti fattori, è molto speculativa. Molto 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 speculativa. Molto piccola, molto manipola, eh, manipolabile. Quindi eh, non mi fate fare analisi un po', uh, vediamo se la trovo comunque. Uh. Ok, allora questa è Mbox. Eh, tradice lunghe so. <ride> ragazzi che devo vedere qui che vi devo dire facciamo così io non parlo e parlate voi dai massimi siamo a meno 94% va bene eh. allora intanto aspettiamo che la fase ribassista delle cripto venga meno e poi eh, insomma vediamo ok Igold stessa cosa perché l'ho guardata poco tempo fa e non era messa benissimo neanche Igold infatti ti faccio vedere ha breccato il minimo del semestrale però molto simile un po' a Solana quindi se io dovessi dire assomiglia veramente tanto a Solana ragazzi quindi guardatela molto simile a Solana vedete Qui, eh, semestrale bucato a ribasso. Anche qui dobbiamo andare in close dell'annuale, che sarà più o meno così. però non mi fate vedere tanto le cripto, ragazzi. Non vi rispondo più a queste domande perché semplicemente sono uguali. Praticamente tutte, ok. Quindi e BNB è messa meglio delle altre e sta, BNB è anticipatoria, come l'una lo era. Abbiamo visto un ciclo annuale spaventoso. Anzi, facciamo una cosa: vediamo di nuovo il ciclo annuale di Luna. Per ridere e non, per non piangere, facciamo così: ridiamo per non piangere e vi, vi rimostro il ciclo annuale di Luna. <ride> non si riesce a vedere il grafico, ragazzi. è comica: perché dobbiamo ridere per non piangere, ovviamente, ragazzi, non per altro. Allora, questo è un ciclo annuale preso male, ovviamente. Luna ha rotto anche il minimo del ciclo annuale, quindi scende fino alla fine del ciclo annuale. Eh, ciclo annuale chiuso, sì, malissimo. Uh, in un modo assurdo, praticamente. Uh, Eccolo qua. Ecco il discorso. Uh, mancherebbe ancora qualche un po' di tempo anche per luna. Vediamo se riesce a scendere addirittura sotto i 0.2. Non, non vediamo di no. Se vedi BNB uh, è messa un po' meglio. Comunque, volevo farvi vedere la struttura di un ciclo. Vedete, questo era un ternario fatto. Ok, in questo caso il, la gamba ribassista pronunciata in maniera esagerata, diciamo che tipo una cosa che lascia proprio il tempo che trova, va bene. Quanta gente è scammata? Allora in realtà Luna non è uno scam, ragazzi, è un investimento andato male, non è uno scam, quindi ehm, il concetto, è bisogna capire la differenza fra una cosa che è innovativa e non funziona, è uno scam, Luna non è uno scam, è una cosa andata male, va bene? Uh, Mauro, può essere questa la chiusura uh, annuale di BTC? Sì, solo se fa un annuale corto da 300 giorni, che in quel caso oh, sarebbe un biannuale, trimestrale, ah, scusami, biannuale ternario. Uh, lo, ne parliamo nei prossimi giorni, vediamo intanto che succede, ne parliamo nei prossimi giorni. Eh, assolutamente, questa ipotesi c'è, è molto molto poco probabile, però c'è secondo me dipende da Nasdaq ciao sono molto giovane ti seguo da un anno vorrei acquisire il tuo corso tramite il corso riuscirò a trovare strategie di trading da utilizzare tutti i giorni in modo che diventi un lavoro uh, ciao Francesco uh, allora trovi tante strategie mindset eccetera il corso ti insegna a investire a fare trading uh, ti insegna come devi ragionare sui mercati più o meno come ragiono io ovviamente visto che è il mio mindset Uh, secondo me il trading non è un lavoro, io questo te lo dico. Andrò contro quelli che vendono i corsi, quelli che vendono queste, queste cose. Per me il trading non è un lavoro e non, no, non lo è nemmeno fare l'investitore un lavoro. Non lo devi considerare così se sei neofita ancora di più perché è impossibile che tu ne esci fuori, eh, sopravvivi a questa cosa perché il lavoro del trader Uh, presuppone eh, che tu ogni mese porti a casa dei gain. Non è sempre così, perché il trading, a volte per mesi di fila, non ti dà nessun profitto. Quindi il concetto è: il trading è un modo di investire, di gestire quelli che sono i tuoi risparmi, creando delle rendite, è il miglior modo di proteggersi dalla volatilità che esiste. A prescindere, e ehm, ovviamente perché tu chiudi eh, senza andare contro trend. Uh, e ti può dare grandi soddisfazioni, soprattutto perché ti insegna a gestire il tuo capitale. Ma se eh, lo usi perché vuoi cercare un modo di guadagnare 100 dollari al giorno, no. Secondo me non è così, però è un'opinione. Uh, io ti dico che um, uh, devi impararlo per gestire il tuo capitale. E, e poi fai la rendita sul tuo capitale che però non è ogni giorno, non è ogni mese, è quando arriva, perché a volte il mercato, per esempio, con l'anno di bear market non ti dà la possibilità di fare gain importanti. Poi arriva magari la bull e fai il 400% che vale per 5 anni. Allora il concetto è come fai a starci dentro una cosa del genere con la logica che abbiamo noi umani del lavoro alla 27 del mese. Non ci stai, questo è il problema. Quindi inizi a tentare la sorte, inizia eh, e poi insomma finisce che, che ci perdi tutto. Quindi no, 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 secondo me a livello umano, emotivo, non è un lavoro e può diventarlo nel momento in cui tu non hai più bisogno di lavorare perché dal trading e dagli investimenti ottieni la libertà finanziaria, quella è un'altra cosa. Quindi lo diventa un lavoro, ma non è più non, non considerarlo un punto di lavoro. Uh, Produco cose, distingue... allora ah, no, ragazzi, non mi fate. Ciao Gianluca e Parlemen Academy con te. Non mi fate poi domande uh, sui corsi, sennò questa live diventa uno spoilerone dei corsi. <ride> Comunque, no, ho, ho delle idee. Sì, sì, è tutto matematico. Comunque, stop loss e take profit sicuro. Come eh. e poi tanta roba matematica, soprattutto sugli indicatori, eh, eccetera. Quindi, più quantitativo, insomma. Ok, mm, okay andiamo avanti. Ah, ok, vabbè, allora, ultima, ultima domanda sui corsi, mi fa domande sui corsi. Allora, eh, sì, eh, ci saranno aggiornamenti dopo l'estate. Uh, allora, ciao Mauro, mi sa proprio che i tuoi checchi hanno bisogno di una copertura short. Eh, esatto, è eh, quella che stiamo cercando di fare adesso con una strategia short cake, però c'è un problema anche della mh, questione legata al funding, eh, no? Troppo costoso su Binance. E quindi bisogna creare un trading system che gestisca questa cosa, quindi copertura short da una parte, ma funding dall'altra. Ok, eh, non ti stanchi mai. Sono stanco morto veramente. Ok, infatti adesso ragazzi, abbiamo 5 minuti poi per chiudere. Su Twitch, metto la giacca: sarà un'innovazione, ma eh, ragazzi, le mirror live su Twitch le faremo con la burran nuova l'anno prossimo, quando arriva. Se arriva, forse. <ride> come bueno, vedi BTC si chiude in, in close sotto i 29 ragazzi allora il problema dello sciacquone c'è <ride> poi bisogna vedere non è che abbiamo la palla di vetro però se chiudiamo sotto i 29 rischiamo gravemente di avere un sell off perché se ci sono tanti bot e tante macchine posizionate lì facciamo sell off e... stile marzo 2020 Arriviamo a 20K in poco tempo, proprio facciamo drrr, proprio così. Non lo so. Io spero che intervengano. Balene se ci sono, in Michael sai. La situazione è una situazione brutta, però questa di BTC ne scada proprio dalla questione luna. Quindi altrimenti non ci trovavamo a 38, più o meno si stava bene. Quindi, magari ci ritorniamo. Ci serve un copywriter per la comunicazione e vendita. <ride> allora, scrivi una mail a info-trading.it Sembrano sempre, magari. Allora, ciao Mario. L'inflazione di USA è inferiore del mese precedente, ma Nasdaq sta rispondendo sempre male quando si è rifiata. Allora, Nasdaq non ha risposto male in questi due giorni. Pensa se risponde male che succede alle cripto. L'inflazione è giusto che sia così perché, se ti ricordi bene, quando abbiamo parlato, io ho più volte detto che secondo me l'inflazione eh, e l'atteggiamento della banca centrale eh, americana non sarebbe stato eh, molto forte nei confronti eh, de, 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 dell'inflazione dell come volevano dire perché secondo me l'inflazione era un po' temporanea no? Quindi un po' così questo dato sembrerebbe confermare quel trend ma è troppo poco servono tre mesi tre mesi per capire Uh, quello che succederà e ricordatevi che poi ragazzi dopo che la Fed ha finito del, uh, di alzare i tassi poi tocca la BCE ragazzi perché la BCE sta muta in questo momento perché gli Stati Uniti gli hanno detto prima noi quindi tu non tocca niente perché se loro incominciano a stringere anche la BCE so, sono proprio cavoli amarissimi va bene? Quindi una stretta, leggerina, ci può stare, dipende tutto da Nasdaq. Se lo guardate al millimetro, eh, sì, sì e no. Perché il disastro di queste cripto degli ultimi giorni non era proprio una correlazione al Nasdaq. Ma facciamo una cosa: vediamo lo spread. Quello che vi ho mostrato con l'indicatore importantissimo nell'ultimo, eh, nelle ultime settimane, quando ho fatto quel video dove vi mostravo lo spread tra eh, Nasdaq e, e BTC, che sarebbe stato importantissimo andare. Eh, a valutare proprio per il controllo, eh, se lo trovo sempre eh, per il controllo poi per comprendere eh, l'eventuale situazione eh, di partenza nuova burrana, bla bla bla. eccetera. Allora, questa era la questione della eh, struttura che si sta andando a creare, l'ho mostrata l'altra volta. Guardate come sta bucando la figura. Del triangolo in analisi tecnica. Allora siamo su un grafico logaritmico, quindi questo triangolo ha pochissimo senso, va analizzato così. Però non è una bella settimana, ragazzi, per le cripto, eh? Non è una bella settimana e capite un po' che cosa significa questo breakout. È di una pericolosità allucinante perché un break del genere, se sostenuto anche dalla diciamo annientamento di questo livello poi c'è anche questo eh, che fa da supporto però già lì ragazzi cioè noi rischiamo di fare poi una cosa così e chiudere in questa zona con un'inversione da manuale eh, ragazzi si mette male quindi ancora una volta eh, tutto nei prossimi tre mesi tre mesi di fuoco tre mesi in cui bitcoin deve di nuovo risorgere come Ha sempre fatto perché Bitcoin lo ha sempre fatto, ragazzi. Vediamo se ci riesce, se riuscirà ancora a farcela. Va bene. Allora, ragazzi, io per oggi ho dato perché sono in live, domani di nuovo siamo in live anche col cartello. Eh, però ho voluto fare tante live, tanto così testo Twitch. Eh, mi piace, è carino, bello. Eh, forse riesco a mettere uh, live questa live perché adesso ho capito come si fa e. <ride> eh, e poi niente, insomma, ragazzi, però devo andare in questo momento perché è tardi. Eh, la questione l'una. Io eh, cioè, cioè, ci tengo appunto a dirvi sempre le stesse cose. Un po' ho messo una maglia per tentare la fortuna, vedete, però, mai by the dips un titolo che crolla giù. C'è cioè qualcosa che non va. Poi volete fare, eh, insomma, eh, delle, volete fare delle, mh, eh, delle speculazioni, va bene. Gianluca mi, dico, mi dice che devo attivare degli abbonamenti, gli abbonamenti Prime, non so cosa sono mi iscrivi in Academy mi dai un consiglio su Twitch io non so più che fare va bene ragazzi ma non doveva arrivare l'Onda 5 pensi che si ripeta a settembre a ottobre, Onda 5 di Elliot stai dicendo mm. io non l'ho mai vista non lo so, non lo uso moltissimo, devo essere sincero, però non l'ho mai vista Va bene, ragazzi, allora eh, mi raccomando, forti, capite bene: il settore cripto non vi sta tradendo, è semplicemente un approccio non corretto. Perché voi dovete ricordarvi quello che si fa quando si entra in questo settore. Va bene? Non è il settore che vi tradisce, non è uno scam, non è questo, è un investimento iper speculativo che non funziona. Va male, questo è il concetto. Ricordate quello che fate, ricordate sempre quello che fate. Va bene. Qual è la domanda, Andrea? Non ho letta sta domanda. Dove sta? Eccola qua, vediamo. Manu, mi piacerebbe sentire il tuo parere alla fine dei 28 giorni, mancano 19, per eh, la stake di CRO in DeFi. Vediamo un altro colpo di CRO. Secondo me eh, CRO ha un ciclo ribassista, ve l'ho detto già l'altra volta. Eh, semestrale ribassista, eh, macello in DeFi, CRO è sicuramente legata a crypto.com, quindi è... Magari più resistente, però in ogni caso l'avete visto quello che è successo. Ve lo dico i grafici: si scende, continua a scendere. Facciamogli fare questa fase a CRO. Vediamo che cosa ha in mente. Crypto.com non lancerà nulla in una fase del genere perché non lanciano una notizia iperbull in una fase così. Aspettano un po' di tempo di avere un po' il vento in poppa no? dalla loro parte. Vediamo che cosa gli vogliono far fare, l'hanno snaturato per la settantesima volta, eh, bisogna capire che cosa vogliono fare. Questo è, quindi CRO, insomma, sapete come la penso, in questo momento, eh, stand by, e poi si vede. Va bene? Vero, gli abbonamenti Prime, attivarli, Maurone. <ride> non so cosa sono, Vabbè, li farò, vi giuro, non so cosa sono. Vabbè, stasera tutti long sull'Ula. Vabbè, oh, magari sale, hai eh. detto, magari ti sale e fai il tuo trade dell'anno guadagnando. Adesso va, Ma lo sai che faccio adesso? La compro in leva, in leva 1000. Vabbè, ci vediamo a Roma. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti e ehm, ci vediamo alla prossima. 07, che cos'è 07? È scesa 07? No, dai, non ci credo. Adesso la vediamo in diretta. Impossibile 07, ragazzi. Mi fate eh, fatti, a 2 2 fate tutti questi trucchi e poi la gente sta giù. Eh. Una settimana molto bella, meno 96 per cento. Su, lui, chiamiamo così. Vediamo questo grafico. <ride> non riesco, come faccio a vedere? Una penny stock praticamente. Ragazzi, è mannaggia, mannaggia, guardate lì un po', va bene. Ok, ciao a tutti e alla prossima live. Ciao